L'ASL di Teramo, abbiamo appena visto, ascoltato il servizio di Tania Bonnici Castelli, i vertici dell'azienda sanitaria teramana difendono il loro lavoro e dicono che si sta lavorando e si sta facendo il possibile, e c'è stata una risposta proprio del direttore generale di Giosia nei suoi confronti, nei confronti del sindaco di Teramo. Lei cosa risponde? Ma intanto col direttore di Giosia ci sentiamo quotidianamente. Che l'ASL stia lavorando, non ho, su questo fatto non ho assolutamente alcun dubbio. Il problema è l'allarme che abbiamo lanciato da giorni in relazione alla situazione del Mazzini, che covava, e chi doveva prevedere? Evidentemente non ha previsto, non è intervenuto nelle forme sanitarie richieste attraverso protocolli sanitari efficaci. Ci siamo trovati in una situazione che si doveva evitare perché lo stato del Mazzini è uno stato fortemente preoccupante. I numeri che sono venuti fuori ieri dovranno adesso essere integrati e completati dagli ulteriori tamponi che sono stati fatti, quindi sono ancora incompleti. Noi avevamo chiesto da giorni lo svolgimento di tamponi a tutto il personale sanitario, a chiunque graviti all'interno dei presidi ospedalieri. Il Mazzini deve essere preservato e tutelato come ospedale multispecialistico a tutela di tutta la provincia, e così doveva essere. Evidentemente, ma lo hanno ammesso anche loro, qualcosa non ha funzionato, e non ha funzionato sotto l'aspetto sanitario, sotto l'aspetto della gestione sanitaria, perché la direzione sanitaria, la guida sanitaria evidentemente non è stata in grado di affrontare, di prevenire meglio quello che poi è successo e si è verificato attraverso una serie di previsioni di protocolli sanitari che mettessero in sicurezza la gestione all'interno dei presidi ospedalieri. E si è verificata una cosa che in realtà non doveva verificarsi. Sa qual è il paradosso? Perché si dice guardate, ma queste sono cose che si stanno verificando su tutto il territorio nazionale, tutti gli ospedali. È vero che anche altri ospedali sono andati in affanno, in difficoltà, e sono stati toccati. Il problema è che parliamo di realtà nelle quali già fuori dall'ospedale c'era una situazione comunque di un contagio diffuso. Qui il paradosso è che abbiamo una situazione al di fuori controllata, sotto controllo, e il problema si è verificato, si è posto, si è concentrato all'interno dei presidi ospedalieri, ovvero nei baluardi, in quelli che dovevano essere i luoghi e dovrebbero essere, ma torneranno ad esserlo, perché io di questo sono certo, i presidi fondamentali per poter uscire fuori da questa situazione e vincere questa sfida epocale. Questo non ha funzionato, la situazione adesso rischia di sfuggire di mano, siamo ancora in tempo, l'ASL sta cercando di intervenire, ma io torno a ribadire che con la gestione sanitaria ordinaria e senza una guida straordinaria per affrontare questa emergenza, siamo preoccupati, la vediamo dura, ecco perché torniamo a chiedere quello che stiamo chiedendo ormai da giorni, cioè di affrontare la situazione in modo straordinario attraverso una figura che sia in grado di dare una guida e una direzione diversa rispetto a quella che è stata data finora. Rafforzare, utilizziamo questo termine, rafforzare attraverso competenze e professionalità adeguate all'emergenza e alla straordinarietà che stiamo vivendo la situazione che purtroppo tutto il territorio della nostra sta affrontando. Non è polemica politica o strumentalizzazione politica, francamente si deve capire la differenza dei ruoli e la funzione che ciascuno svolge. Io parlo in qualità di autorità sanitaria cittadina, prima autorità sanitaria cittadina, e ho il dovere di farlo, oltre che di presidente del comitato ristretto dei sindaci, nell'interesse di tutto il territorio provinciale, ma a prescindere da questo non c'è alcun obiettivo politico, nessuna finalità politica nelle azioni. Ecco perché è incomprensibile quello che viene detto da alcune forze politiche che hanno sì lì innalzato un muro politico rispetto a una situazione che è invece la priorità per la tutela della salute dei nostri cittadini, e torneremo a ribadirlo con forza in ogni occasione. L'ospedale Mazzini di Teramo in questa fase deve essere sanificato, blindato attraverso la prosecuzione dei tamponi a tutto il personale sanitario, che va ringraziato perché ha lavorato in questi giorni in situazioni di straordinaria difficoltà, senza questi protocolli, senza le protezioni, e una volta fatta questa fotografia puntuale della situazione, riprendere un'attività ordinaria che è quella di ospedale multispecialistico, che ha un'altra funzione rispetto a quella del Covid, dentro il quale ci sono
le malattie infettive, che stanno facendo già dall'inizio dell'emergenza il loro dovere. Lei ha chiesto, Sindaco, proprio nelle ultime ore, ne parlava qualche istante fa, di individuare una figura super partes che possa gestire questa emergenza, una sorta di risk manager, se così possiamo dire. Ma proprio sulla sua proposta, per esempio ieri ai nostri microfoni il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, ha detto: non è il momento di fare nomine, non c'è tempo per fare nomine, non c'è tempo per pensare a queste cose, bisogna pensare solo a lavorare, e devono anche i sindaci devono pensare a lavorare. Che lo dica il presidente Di Bonaventura, che è anche un sindaco, riferito ai sindaci, quando sa benissimo che come lui, il sottoscritto, ma tutti i sindaci del territorio sono in prima linea in questo momento e stanno lavorando. Stiamo lavorando, qui non stiamo parlando di nomine. Forse il presidente Di Bonaventura, se deve riferirsi a nomine, deve rivolgere le attenzioni e gli sguardi altrove, ma non è un momento di fare polemica, anche perché con Diego lavoriamo quotidianamente sul fronte, quindi non stiamo parlando di una nomina politica, stiamo parlando di una valutazione della straordinarietà dell'emergenza che deve essere affrontata con figure adeguate di guida e direzione sanitaria, se vogliamo uscire da questa situazione che è di emergenza, che possiamo riprendere, che però ci deve portare ad una programmazione dell'emergenza, perché non finirà ora, non finirà nei prossimi giorni. Abbiamo bisogno di una figura sanitaria competente, adeguata, che coadiuvi una direzione generale, quindi non di una nomina politica. Anzi, deve essere totalmente al di fuori di logiche politiche. Se devono essere spese risorse umane e finanziarie, che le si spendano e le si utilizzino per questo, al di fuori di valutazioni di carattere politico. Non è questa la direzione verso la quale dobbiamo andare, oppure non è questo il linguaggio che stiamo parlando, è altro, e se non lo si comprende è grave. Quindi il linguaggio è altro, e il linguaggio è finalizzato alla tutela del diritto alla salute dei cittadini. E anche quando il direttore generale, che ho ascoltato, dice che deve rispondere solo esclusivamente al presidente Marsilio, assessore Verì, così non è, perché deve rispondere a tutti i cittadini e al diritto alla salute di tutti i cittadini, oltre che alle autorità sanitarie, le prime autorità sanitarie locali, che sono i sindaci nel dialogo. Ma l'obiettivo sono i cittadini e il loro diritto alla salute, non il referente politico che ti nomina. A proposito di quello che diceva il direttore generale di Giosia, lei si è sentito in queste ultimissime ore, già in questi ultimissimi minuti, con il presidente Marsilio e con l'assessore regionale Nicoletta Verì? Nelle ultimissime ore no, ma insomma sono giorni che ci sentiamo, ma c'è un dialogo istituzionale, non politico, ecco perché devono stare fuori le questioni di carattere politico. Pensare che le uscite, le dichiarazioni, le prese di posizione da parte delle istituzioni siano politicamente finalizzate a qualcosa, orientate politicamente, assolutamente no. La finalità è solo ed esclusivamente il bene della nostra comunità. Con il direttore di Giosia lavoriamo in collaborazione dall'inizio di questa emergenza, continueremo a farlo. Dopodiché, se ritiene di non accogliere delle proposte, delle segnalazioni che non vengono dal sottoscritto, ma vengono anche dall'interno dei presidi ospedalieri, dall'interno dell'ambiente sanitario, evidentemente si faranno altre scelte. Io continuo a pensare quello che ho detto, a sostenerlo con me tanti cittadini, ma non, ripeto, non per fare polemica o per cercare responsabilità, anche questo è un messaggio importante. Non è il momento di trovare le responsabilità, ma è di fotografare la situazione e di assumerci la responsabilità, quello sì. Quindi è il momento della responsabilità, e ciascuno di noi, in base al ruolo che svolge, alla funzione che ricopre, ha dei doveri di responsabilità verso la comunità che rappresenta o che dirige, e se c'è qualcosa che non va bene, la si deve dire, ovviamente senza fare polemiche fini a se stesse, ma per il bene della collettività. Oggi abbiamo un'emergenza, è un'esigenza rispetto alla quale dobbiamo intervenire subito. Io spero che ne abbiano avuto contezza e consapevolezza, che l'ASL stia lavorando, non ho nessun dubbio. Il problema è trovare il modo più adeguato e la figura più adeguata per la situazione di emergenza che si sta conclamando. Prima di dare la linea allo studio a Jacopo Forcella per qualche domanda, ne faccio un'altra di domanda a lei, Sindaco. Lei prima diceva, giustamente, non è il momento questo di fare polemiche, però all'inizio del suo intervento diceva evidentemente qualcosa non ha funzionato nel modo migliore, nel modo più giusto all'inizio di questa emergenza. Le chiedo di essere un po' più esplicito, cioè cosa secondo lei non ha funzionato? Ma sulla prevenzione della diffusione all'interno delle strutture ospedaliere.
dei presidi ospedalieri che andavano assolutamente preservati attraverso una serie di protocolli, ma li chiediamo da tempo, protocolli sanitari sia di carattere generale che interni ai singoli presidi e nell'ambito dei singoli reparti, oltre alla dotazione di dispositivi di protezione che ancora tanti reparti non hanno o hanno in misura insufficiente, oltre a un controllo, un monitoraggio attraverso questi tamponi che noi abbiamo richiesto, che finalmente si stanno svolgendo, sia per quanto riguarda il personale sanitario che per i pazienti. Ieri abbiamo avuto, anche per parlare insomma, in riferimento anche ad altri territori, solo su Teramo città, la comunicazione dell'ASL, 27, poi in tarda serata sono diventati 28 nuovi casi, tutti derivanti dalla situazione dei tamponi sanitari e dai sanitari e ai pazienti. Quindi c'è un'emergenza che poi si ribalta, si riverbera sul territorio. Ecco qual è la differenza e non la polemica, la fotografia della situazione. Dopodiché, se si fotografa una situazione e si dà una indicazione su come uscirne, se questa è polemica, allora francamente qualcuno forse vuole che non si affrontino le questioni, non si fotografino, o si deve dire ma non c'è alcun tipo di problema, va bene così, però se si adotta questa strada poi c'è il rischio che non si mettono in campo gli strumenti di prevenzione e succede quello che è successo. L'ASL sta prendendo in mano la situazione, so che sta lavorando, ne abbiamo parlato questa mattina col direttore di Giosia, ma ripeto, è necessario farlo in modo adeguato, con strumenti adeguati, perché siamo fortemente preoccupati di una situazione che, se non si interviene subito in modo straordinario, con figure straordinarie di carattere sanitario, rischia di andare fuori controllo. Parole ben chiare del sindaco D'Alberto. Jacopo, a te la linea per qualche ulteriore considerazione con il primo cittadino. Ovviamente può girare il buon pomeriggio al sindaco da parte mia. Paolo, tu hai fatto la domanda che cosa è andato storto. Io invece riprendo l'inizio dell'intervento del sindaco, quando ha detto chi doveva prevedere, evidentemente non ha previsto. Ecco, allora vogliamo dire, chi doveva prevedere, sindaco? Puoi girare questa domanda, Paolo. Allora, le mando i saluti di Jacopo Forcella. Ovviamente il sindaco non ci può ascoltare perché non è collegato con l'auricolare. La domanda che si ricollega un po' a quella che facevo io le avevo chiesto cosa non era andato per il verso giusto. La domanda del collega è chi doveva far sì che le cose andassero in un certo modo e invece non lo ha fatto. Insomma, ci sono dei responsabili, se così possiamo dire, e chi doveva prendere in mano questa situazione non lo ha fatto. Ripeto, le responsabilità verranno, se ci saranno, verranno individuali, verranno accertate, verranno discusse in un momento in cui si sarà usciti da questa situazione di emergenza, che adesso è la priorità. Torno a ribadire, quello che è mancato è ciò che i medici e tutto il personale sanitario sta chiedendo da settimane: protocolli sanitari, percorsi sanitari per evitare la commistione tra il Covid e altre situazioni di patologia, quindi protocolli sanitari certi, dispositivi di protezione messi a disposizione, monitoraggio e controllo attraverso i tamponi della situazione del personale sanitario, oltre che dei pazienti, che stanno facendo adesso dopo le tante sollecitazioni che sono arrivate. Quello che è mancato, una guida, una prevenzione sanitaria di carattere strettamente sanitario nell'emergenza, per prevenire ciò che è successo in altri territori. Questo è mancato, quindi il profilo della tutela sanitaria, della direzione, della guida sanitaria, il raccordo tra tutti i presidi per preservare e tutelare i presidi ospedalieri è un aspetto, insomma, diciamo, non lo diciamo ora, purtroppo veniva detto anche in precedenza, perché ci sono stati tanti momenti, tanti passaggi in cui anche i sindacati di categoria, degli infermieri, dei medici, avevano rappresentato questa situazione di criticità. Non lo facevano semplicemente per lanciare un allarme inconsapevole o esagerato, ma perché evidentemente, anche sulla base di quello che era successo in altre parti del territorio nazionale, dove però fuori dagli ospedali c'era già un contagio diffuso e conclamato, purtroppo si è verificato anche all'interno dei nostri. Adesso si intervenga rapidamente in modo straordinario per uscire da questa situazione, preservare il Mazzini e preservare tutti i presidi ospedalieri, che sono il baluardo fondamentale per uscire da questa crisi. Jacopo, a te per qualche eventuale altra domanda. A proposito delle eventuali soluzioni, peraltro sono arrivate anche, ovviamente si sono accavallate molte dichiarazioni, per esempio
esempio, riporto l'ultima in ordine di tempo della consigliera di parità Brandiferri, che ha detto isolare in questo momento l'ospedale Mazzini di Teramo. Ecco, qual è la soluzione, se è solo quella di isolare alcuni reparti che sono stati contagiati, al netto del fatto che potrebbero esserci altre positività, e che tempi dobbiamo aspettarci per la risoluzione? Consigliera Brandiferri parla della possibilità di isolare eventualmente l'ospedale di Teramo o alcuni reparti. È questa una proposta che la trova d'accordo? E poi i tempi dell'eventuale isolamento dell'ospedale Mazzini di Teramo, Sindaco? Ma i tempi devono essere immediati, lo si sta facendo, quindi intervenire subito, intanto con la fotografia della situazione, con i tamponi, capire quali sono i reparti che sono stati maggiormente intaccati purtroppo dal contagio, isolarli, sanificarli e riportarli in una condizione di normalità. Condizione di normalità in questa fase per l'ospedale Mazzini, che deve essere l'ospedale di riferimento, significa innanzitutto cercare di consentire il lavoro in sicurezza ai medici, con protocolli sanitari, medici e infermieri, protocolli sanitari certi e di garanzia, ma di evitare ulteriori commistioni possibili tra l'attività di emergenza, urgenza, quella multispecialistica dell'ospedale Mazzini, che è un riferimento per tutta la provincia, e il rischio di un ulteriore contagio derivante dai pazienti Covid, che si sta lavorando appunto da tempo, insomma, perché è stato destinato all'ospedale di Atri come ospedale Covid, che va potenziato con questa funzione, e lasciare il Mazzini, preservare il Mazzini come ospedale di riferimento multispecialistico. Ecco cosa si deve fare: chiaramente un isolamento non tanto dell'ospedale in sé, ma dei reparti che sono stati intaccati, sanificarli subito e ripartire. Fermo restando che l'attività, pensiamo il day hospital dell'oncologia, comunque è andata avanti, c'è un'attività che comunque va avanti, perché dell'ospedale Mazzini la nostra provincia, tutta la nostra provincia, la nostra collettività, i nostri cittadini, per il loro diritto alla salute, non possono fare a meno nella sua qualità di ospedale di riferimento. Ecco perché dobbiamo preservarlo in questa fase in modo straordinario. Purtroppo c'è questa emergenza, che lo si faccia subito attraverso anche una programmazione straordinaria che deve essere fatta in modo adeguato. Sindaco, Paolo, prima di chiudere questo collegamento, poi andare tu e poi andiamo in chiusura. No, io volevo chiedere al sindaco, che uno dei due destinatari della missiva del direttore sanitario della ASL Maria Mattucci, che risponde sia al sindaco di Teramo che al sindaco di Giulianova, dicendo che è stata delegata dall'unità di crisi e dal direttore generale a seguire l'ospedale Covid di Atri. Quando si reclama allora a questo punto una figura per l'ospedale Mazzini di Teramo, cosa vuol dire? Che mandare il direttore sanitario all'ospedale Covid di Atri a seguire l'ospedale Covid solo di Atri a questo punto è stato un errore? Allora, mandare il direttore sanitario Maria Mattucci dell'ASL di Teramo a seguire la questione dell'ospedale Covid di Atri, secondo lei cosa ha significato nel discorso che faceva anche lei di individuare una figura che potesse gestire questa emergenza? Chi ha mandato? Il direttore di Giosia avrebbe mandato la direttrice. Così è scritto nella nota. D'Atri, ma questo non so. Così è scritto nella nota. Ah, vabbè, insomma, questa non ho avuto modo di leggere approfonditamente. Dico semplicemente questo: la dottoressa Mattucci è la direttrice sanitaria di tutta l'ASL. L'emergenza non nasce dal momento in cui l'ospedale di Atri è stato individuato come ospedale Covid, ma nasce da prima. E mi sembra che abbia risposto a me, al sindaco di Giulianova. Esatto, anche rispetto al sindaco ad alcune dichiarazioni fatte forse in una trasmissione televisiva, non so. Io penso che piuttosto che ascoltare il sindaco di Teramo e il sindaco di Giulianova, che vanno ascoltati sotto il profilo istituzionale,
È più opportuno ascoltare sotto il profilo sanitario le richieste che vengono dall'interno degli ospedali, dai medici, le istanze, le esigenze, perché evidentemente le esigenze e le istanze che provengono da chi sta sul fronte sono quelle che poi devono portare ad assumere le decisioni adeguate alle esigenze e all'emergenza che si sta vivendo. I sindaci lo fanno come autorità sanitarie locali anche perché cercano di farsi interpreti e di riportare la voce dei tanti medici che da settimane, medici, infermieri, personale sanitario, tutto, si rivolgono ai sindaci come tanti cittadini, come punti di riferimento, anche comunicativo. Ecco, quindi si ascoltino molto di più i medici, infermieri, tutto il personale sanitario, chi sta sul fronte, perché se le decisioni fossero state adottate sulla base delle esigenze che venivano fuori, forse qualcosa poteva cambiare. Sindaco, in chiusura, davvero cosa si sente di dire in questo particolare momento che sta vivendo la città di Teramo proprio con la questione che riguarda l'ospedale Mazzini? Cosa si sente di dire a tutti i cittadini, alla cittadinanza e ai cittadini di Teramo? Ma continuiamo a dire di avere fiducia, perché tutte le azioni che le istituzioni portano avanti sono finalizzate a mettere in sicurezza la popolazione, il loro diritto alla salute. Il fatto che stiano uscendo questi casi positivi è frutto di verifiche, quindi vuol dire che c'è un controllo che è stato messo in campo, che quindi è finalizzato a ripristinare una condizione di ordinarietà, quindi assolutamente un messaggio di fiducia. Lo stiamo affrontando ciascuno per le sue competenze. Dobbiamo fare di più. Ai cittadini diciamo restate a casa, rispettate le regole, ma lo stanno facendo. Noi come istituzioni dobbiamo metterli in sicurezza proteggendo penso il personale sanitario, chi ci sta proteggendo ormai da diverse settimane.